minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, nel coro dei frati minori cappuccini, accanto al grande mosaico della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Oggi qui, proprio tra questi banchi, per leggervi una pagina dell'epistolario numero 1 di Padre Pio. Nel gennaio del 1915 Padre Pio scriveva al suo padre provinciale, nonché direttore spirituale, gli scriveva qualcosa di speciale, un dolore, un martirio d'amore causato da continue ferite che gli sembrano prodotte da uno stile ripetutamente confitto nelle viscere e che lo fanno morire di soavità e di dolore. Pensate un po', questo è quanto hanno riassunto coloro che hanno realizzato l'epistolario di Padre Pio come sintesi di questa lettera. Infatti lo stesso Padre Pio in questa lettera, dato che si trovava sempre a Pietrelcina proprio perché questa strana malattia gli impediva di stare in convento, lui accenna a questo suo problema, ovvero umiliazione per me, questa prova, la prova di restare a casa a cui Gesù mi va soggettando è superiore a tutte le altre mie forze. E poi entra nel particolare di questo dolore e dice: Padre, perdonate l'arroganza di questo figlio di reietto, se ancora vuole alzare lo sguardo per chiedervi aiuto e conforto al suo dolore. Ben conosce egli di niente più meritare, ma egli solo fa appello a quell'amore che a Gesù ci unisce, amore che non conosce termine, che non è soggetto a legge. Sembrami come se tutte le ossa mi si scerpassero. Sentomi senza punto vederlo con gli occhi del corpo, ma ben vedendolo io con gli occhi dello spirito, immergermi da costui a volta un coltello. Un coltello con una punta bene affilata e quasi gettando fuoco attraverso il cuore che lo approfonda fino nelle viscere. Inizia a viva forza, lo ritrae per poi di lì a poco ripetere questa operazione. Il tutto lascia, al moltiplicare di questi corpi, sempre maggiormente divampare l'anima di grandissimo amore di Dio. Il dolore, intanto che mi produce questa ferita che da lui mi viene aperta e la suavità che in pari tempo mi fa sentire, sono così vivi da adombrarli, mi torna impossibile. Ma detto dolore, padre mio, come detta suavità, sono del tutto spirituali, sebbene sia pure vero che non lasciano anche il corpo di parteciparvi, anche in alto grado.